mettendo assieme questo tipo di attività anche nei confronti, come possiamo dire, del Ministero dei Trasporti, del Ministero degli Interni, perché anche qui parliamo sempre di tante cose, ma si parla di ordine pubblico, di stabilità sociale, che non è da tenere non conto in una crisi complessa. Quindi un segnale è aperto, c'è, ci muoviamo in conseguenza e aspettiamo risposte da Roma. Quindi in questo momento è al telefono. Dateci il tempo tecnico per capire cosa riusciamo a mettere assieme velocemente e poi verremo giù a darvi un po' di conclusione. Comunque è stata informata nel dettaglio di tutte le situazioni, la proposta fatta l'abbiamo ripresentata anche al governo locale che è presente e la stiamo estendendo per riuscire a capire se questa cosa ci aiuterà, come si dice, a breve tempo, come siamo di non stare fermi sotto le feste di Natale. Noi vorremmo che sotto le feste di Natale si possa. Proviamo a fare ancora qualche passettino in avanti, che sicuramente a fine gennaio arriviamo con una condizione diversa, perché abbiamo detto che non ci interessa scendere il 7 o l'8 di gennaio se non farlo prima il ragionamento dei due mesi che avevamo detto dal 20 novembre al 20 gennaio, che sono i giorni che hanno indicato per poi dire chi è con la questione all'Italia, e permette poi di sbloccare attraverso Battisti, che è l'AD di DFS, come siamo, di avere almeno una strada su dove lavorare per la questione dell'alta velocità e i soldi sono stati garantiti, però vediamo di realizzare un pezzo di carta dove le parti, Bombaria cosa fa e cosa non fa. Ho detto questo, lo ripeto, e la dismissione di Bombardier sul territorio, per noi abbiamo una differente sensibilità, non c'è più e viene qualcun altro, siamo disposti a ragionare anche su quello. Ricordiamoci una cosa importante, che Bombardier sull'alta velocità, se non sta in Italia, sarà la nostra cura con le istituzioni a tutti i livelli che non venda un burrone in Italia, perché se sta fuori dalla partita della produzione dell'alta velocità, ricordatevi che la produzione dei cosiddetti apparecchiature la fanno all'estero, quindi oltre danno ci potrebbe essere la beffa. Allora su quello abbiamo detto molto chiaro, Bombardier sta e prende se sta in Italia. Se quella cosa avviene non dovremmo far vedere neanche un burrone a Bombardier.